è una canna che mi ha spedito Stefano dalla Toscana. Tutto qua. Sei partito come un ossesso. Ok, dai. Spettacolo. No ragazzi, non serve solo vederli i pesci, eh. In questo caso qua non è che vedevo niente. Bisogna anche soprattutto sapere dove cercarli. Quindi leggere l'acqua, sapere dove possono essere e lanciare con molta discrezione. Stefano, non era voluta questa, eh. Ero già contento del barbo che ho preso prima con la tua. Per essere una canna anonima. C'è che dire, le frizioni dei Mitchell sono sempre superlative. Poi quando si tratta di bobine in alluminio sono ancora più piacevoli per via del rumore che fanno. È veramente piacevole, un suono, una musica quella che esce da questi mulinelli. Meglio se vieni di qua che c'è un po' più di acqua. Su, dai, adesso cominciamo a ero venuto qua per una giornata, una pausa pranzo tranquilla, eh. Infatti mi sono portato il guadino piccolo.
Prenditi un attimo, va. Spettacolo sta cannetta. Già mi piace. Ciao Stefano. Hai visto che robetta che ti è venuta fuori? Pensate che mi ha detto che l'ha trovata in un negozio questa canna, prima di modificarla, e l'ha pagata meno, ha pagato meno la canna che la spedizione per mandarmela da sistemare. Quindi immagino che gli abbia detto grazie e basta al negoziante che gliel'ha venduta. È comunque uno spettacolino da fuori, eh. Che spettacolo di carpa, ragazzi. Wow, vai. Guardate che bella. Qui. Ciao bellissima, grazie.